Per quanto riguarda invece la partita di Venezia, resto sempre convinto del fatto che si debba garantire la visita a tutte le classi sociali, a ricchi e poveri, però bisogna introdurre l'obbligatorietà della prenotazione della visita, come accade nei musei, perché Venezia è un museo. Dal palco di Bai Veneto, la fiera degli operatori del turismo in corso in questi giorni al Molino Stucchi, il governatore Luca Zaia rilancia l'idea del numero chiuso per Venezia. In un museo, osserva, si gestiscono i flussi evitando congestionamenti tramite un sistema di prenotazioni. In una città a carattere museale la logica dovrebbe essere la stessa. I numeri del turismo restano confortanti non solo a Venezia ma in tutta la regione, confermando il trend di crescita costante degli ultimi anni. La stima per i primi 9 mesi del 2016 su alberghi, campeggi e villaggi turistici fa segnare un più 1,8% di arrivi e un più 2,5% di presenze rispetto all'anno precedente. In Consiglio regionale, promette l'assessore veneto al turismo Federico Canera, arriverà presto una nuova legge per consentire forme innovative di ospitalità che in questo momento non sono possibili. Purtroppo le norme urbanistiche e le norme sanitarie molte volte impediscono a giovani che vogliono fare attrazione turistica, magari all'interno di una botte piuttosto che dentro una grotta o inventandosi qualsiasi altra cosa, non lo possono fare perché purtroppo ci sono dei vincoli burocratici che te lo impediscono. Con questo provvedimento vorremmo semplificare e far sì che chi fa turismo lo possa fare anche con idee innovative. Sul quadro in generale positivo del turismo veneto pesa però l'incognita della centralizzazione. Il governo ha più volte annunciato la volontà di sottrarre alle regioni la competenza sul settore per gestirla a livello nazionale. Io dico che le competenze invece le dobbiamo lasciare alle regioni, per questo stiamo portando avanti questo no al referendum, ma dico anche con chiarezza che noi abbiamo dimostrato che gestendo il turismo da soli siamo la prima regione in Italia con 70 milioni di presenze turistiche e 17 miliardi di fatturato. Per cui delle due l'una, se fossero stati più bravi a Roma avrebbero fatto di più, ma non ce l'hanno fatta né col turismo, tantomeno con la sanità.